40 anni dal terribile terremoto del 1980, Sant'Angelo dei Lombardi fu tra i comuni più colpiti, oltre 400 le vittime, come rievocano le quattro tavole che sono state inaugurate qui a Parco della Memoria, con inciso i nomi di tutte le vittime. Tra le vittime però ci furono anche sette carabinieri, cinque dei quali morirono proprio qui a Sant'Angelo dei Lombardi, e nel loro ricordo è stata deposta questa mattina una corona di fiori presso la compagnia Carabinieri, alla presenza del generale Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione Carabinieri della Campania. Ma la mattinata delle iniziative è iniziata presso gli uffici postali, dove è stata inaugurata anche una cartolina rievocativa. Tante le presenze qui a Sant'Angelo dei Lombardi, le presenze istituzionali, su tutte chiaramente quella del sottosegretario Carlo Sibilia, ma c'era anche il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Marco Marandino, la consigliera Rosanna Repole, che lo ricorderete, fu eletta sindaco di Sant'Angelo proprio quella notte del terremoto, il presidente della provincia, Domenico Biancardi, e anche la vedova di uno dei carabinieri morti, la signora Erminia De Luca, che ci ha fornito una testimonianza molto toccante. Non è oggi che possiamo, io lo ricordo tutti i giorni, e per me tutti i giorni in questi 40 anni sono stati uguali. Mi fa piacere che si continui a ricordare soprattutto quei momenti terribili e le persone cadute, soprattutto per i giovani di oggi, e che possa essere per loro invece un augurio di speranza, di cose belle. L'arma per definizione, per istituzione, è da sempre vicino alla gente, alle comunità, a tutte le comunità di questo straordinario paese. Quindi a Sant'Angelo dei Lombardi, come dicevo, come in Campania, come in Italia, siamo presenti sempre e comunque a fianco della gente, anche nelle disgrazie, perché poi, nonostante abbiamo avuto anche nella circostanza del terremoto di 40 anni fa i nostri caduti e qui ne commemoriamo il ricordo, sono stati loro stessi a invocare gli altri carabinieri a prestare servizio e soccorso alle popolazioni, di darsi completamente alla gente. Questo è il segreto di noi carabinieri. Allora, come oggi, e spero come per molti anni a venire, per molti secoli ancora a venire. È un ricordo necessario e doveroso. Oggi è un bene essere qui vicini ai Carabinieri, che sono una delle istituzioni, come sempre, vicina, insieme a tutte le altre che si sono distinte particolarmente durante gli eventi del terremoto. Io penso che oggi, a distanza di 40 anni, dobbiamo fare un passo successivo, nel senso che oggi deve essere una giornata di ricordo, sicuramente, di cordoglio, ma non dobbiamo pensare che sia una giornata come tutte le altre. 40 anni è un momento particolare, non si fanno tutti i giorni. Io sono forse uno dei primi rappresentanti di una classe politica dirigente post-terremoto, quella che ha subito i ritardi, quella che vede ancora i disastri e qualche volta si è assuefatta a tutto questo. Quindi io penso che oggi dobbiamo ritrovare insieme un nuovo slancio come comunità irpina, e dobbiamo farlo sulle rovine di quel terremoto, cioè su tutto quello, tutti i pregiudizi che ha portato avanti quel terremoto, perché la prima fase del terremoto è stata invece di solidarietà, e noi dobbiamo riprenderci quel sentimento lì per ricostruire in Irpinia e creare una comunione tra le istituzioni che deve partire da oggi nuovamente. Noi abbiamo creato degli strumenti che, se vogliamo, sono anche il pensiero post-sisma, cioè il fatto di aver creato il superbonus al 110%. Oggi ci dice che noi abbiamo a cuore questa realtà, la realtà del sisma, per avere degli edifici che magari non crollano alla prossima ondata, al prossimo terremoto che potrebbe arrivare. Siamo pronti con i soccorsi? Certo che siamo sicuramente messi meglio, perché quell'esperienza ci ha dato la possibilità di creare quella che oggi conosciamo come protezione civile. E nel momento in cui c'è la più grande tragedia dopo il Covid, è il terremoto dell'Irpinia. Questo ci deve far riflettere di come noi dobbiamo creare una comunione istituzionale per ripartire da questi territori.
perché tutti gli errori che si potevano fare sono stati fatti, però oggi non possiamo continuare a commemorare continuando a fare sempre gli stessi errori. Dobbiamo guardare oltre e dobbiamo creare una comunione tra istituzioni che ci permette di ricostruire il patrimonio pubblico, di reinvestire sulle aree interne. Oggi ci sono tante opportunità. Ecco, questo deve essere il cambio di paradigma, dove non si pensa più, o meglio si supera quello che è un momento di difficoltà e di pregiudizio che è stato il terremoto dell'Irpinia, e insieme a tutte le istituzioni, provincia, tutti i comuni che io voglio stimolare e voglio sentire sempre di più, non voglio vedere a Striscia la Notizia case che ancora devono essere assegnate, voglio invece essere uno strumento per il territorio per poter finalmente drenare quei finanziamenti per le strutture digitali, per quei finanziamenti che servono all'edilizia, al patrimonio edilizio, per la sicurezza edilizia. Questo voglio che cominci da oggi. È una giornata importante, non facciamola diventare banale. Perché il marito della signora è veramente un esempio per tutti noi di coraggio straordinario, di serietà, un esempio davvero luminoso, non solo per l'Arma, dicevo, ma per tutti gli italiani. Una mancanza, come dicevamo con la signora, che continua ad esserci, ma che ci guida come simbolo di quella che è la solidarietà che ci deve accompagnare anche ora in questa difficile lotta al Covid, esempio di solidarietà e insieme responsabilità, che sono gli assi portanti di questa lotta alla pandemia. Quindi io credo che essere stati qui, seppur in misura un po' ridotta, non fa venir meno il grande valore di questo momento in cui noi rendiamo omaggio al marito della signora, ma a tutta l'Arma, perché con la presenza capillare sul territorio è un punto fondamentale nel soccorso, nella vicinanza e nel presidio a tutela di tutti i cittadini. Una giornata che ci impone a tutti quanti noi i ricordi di quel giorno, di quell'ora, di quei secondi terribili, dove ognuno di noi oggi si ferma per un attimo e incomincia a pensare dove era, cosa stava facendo, quei terribili momenti soprattutto di soccorso che abbiamo dato tutti quanti, e ognuno di noi ha avuto certamente una perdita, un amico, e quindi è una giornata insomma triste da una parte, dall'altra invece dove noi dobbiamo ancora analizzare le cose che sono andate bene, quelle che l'Italia da quel momento in poi ha incominciato a capire che la protezione civile era importantissima, e quindi poi si è finalmente avviato un percorso che poi ha portato ad una istituzionalizzazione anche della protezione civile, ma un'organizzazione anche diversa. Certo, errori ne sono stati fatti tantissimi, ma dagli errori poi si incomincia poi a migliorare, e speriamo che oggi possiamo analizzare quello che è accaduto in passato e per poter poi trarre dei benefici soprattutto sul piano della programmazione per il futuro.